E vita giù in strada, muta, che si fuma una sigaretta dietro l'altra. E se qualcuno al semaforo la guarda, lei con le dita fa il segno di 50. La sua famiglia abitava qui, al terzo piano. C'è ancora l'etichetta sul campanello. Garcia Felipe Alfaro Barbadillo. Questa mattina, con del fil di ferro, sono riuscito ad introdurmi nel vecchio appartamento. Disabitato, sul pavimento c'era il disegno di un corpo, fatto con il gesso bianco, subito dopo un altro, e poi un cumulo di forme sovrapposte in sala da pranzo. Un massacro. Lei è sopravvissuta. Oggi qualcuno l'aiuta. Una volta l'ho sentita parlare da sola, con gli occhi rivolti al cielo. Sembrava che chiedesse scusa.